ragazzi, oggi partiamo insieme e andiamo in montagna, più precisamente in Trentino, che è la mia passione e io adoro. Andiamo lì per fare una ricetta tipica del territorio, ovvero i canederli. Siete pronti? Via gli ingredienti. Per realizzare i nostri canederli per due persone occorrono 50 g di burro, 150 g di speck, due uova, una cipolla, un bel mazzetto di erba cipollina fresca, 100 g di latte e due bei panini secchi. Deve essere molto secco il pane. E poi occorre un mezzo litro di brodo di carne. Passiamo adesso alla ricetta. In padella ho già messo il pezzo di burro, poi ho già tagliato tutta la cipolla, vedete così, tutti a pezzettini piccolini. Ho tagliato una fetta di speck e dobbiamo tagliare anche lo speck, lo faccio vedere con una fetta, poi fate così con tutto il resto, a pezzettini così piccolini, proprio come la cipolla. E poi dobbiamo fare lo stesso anche col pane, perché il trucco è proprio la dimensione degli ingredienti. E adesso andiamo in padella. Ora qui, come vi ho detto prima, c'è il brodo di carne che deve rimanere sempre bello caldo. Ho messo la cipolla a rosolare, ma non deve essere proprio bruciacchiata. Quando è così che si è ammorbidita, aggiungiamo lo speck tagliato a pezzettini. E anche questo deve rosolare, ma leggermente, nel senso che non deve diventare secco, deve rimanere morbido. Quindi abbassiamo la fiamma e lasciamo cuocere, rosolare leggermente per qualche minuto, 5 minuti così. Ok, e poi lo lasciamo intiepidire. Nel frattempo andiamo a tagliare il pane. Tagliamo adesso l'erba cipollina, mettiamo così tutto bello stretto e iniziamo. Mi sembra tanta, ma non è tanta, che gli dà proprio quel sapore inconfondibile. E poi andiamo a prendere il pane e tagliamo anche quello. Adesso è l'ora del pane. Tagliamo questo qua anche a fettine. Io faccio così, prima lo taglio a pezzetti così e poi lo taglio tutti a quadratini. Anche questi dovete riuscire a tagliarli non troppo grossi. Su per giù deve essere come la cipolla e come lo speck, a pezzettini, vedete? A quadratini così come si vede adesso. Qua abbiamo il pane con l'erba cipollina che ho già mischiato. Poi aggiungiamo l'uovo, sono le due uova sbattute, un po' di sale, non troppo. E quello che abbiamo fatto, il soffritto di speck e cipolla. Versiamo tutto, così per bene. E iniziamo a mischiare. Potete mischiare anche con le mani, che è meglio. Poi aggiungiamo un po' di latte. Questo va messo poco per volta perché dobbiamo ottenere la consistenza di una polpetta. Mischiamo, mischiamo. Poi aggiungiamo, fate poco per volta, finché la consistenza, come vi ho detto, sarà di una polpetta. Vedete che inizia a stringersi, però deve essere ancora un po' più. Fate così finché appunto sarà bello compatto. Il composto che otteniamo è questo, vedete? Adesso prendiamo e facciamo delle polpette, pressandole bene, vedete? Che non sono né molli, perché se metti troppo latte diventano troppo morbide, ma belle compatte, così, vedete? La forma è questa. Le appoggiamo su un piatto, le facciamo tutte e le lasciamo riposare un'oretta in frigorifero prima di andarla a cuocere. Prendiamo adesso i nostri canederli che hanno riposato e andiamo ad adagiarli nel brodo. Devono cuocere nel brodo per 15 minuti, sempre caldo, eh? Ok, 15 minuti, ogni tanto girateli con un cucchiaio. Eccoli qua i miei canederli, visto che belli? Ogni volta che mi manca la montagna io faccio questo piatto e sono felice. Sono veramente buonissimi e questa è la versione classica. Se invece volete mangiarli tutto l'anno perché sono buoni, basta semplicemente, che è anche un'altra versione, scolarli dal brodo, sempre cuocere nel brodo, le scolate e poi mettete sopra semplicemente un po' di burro fuso con della salvia, ok? Mi raccomando, ricordatevi sempre, iscrivetevi al canale, azionate la campanella e un like, sempre se vi è piaciuta. Ciao, ci vediamo alla prossima!